oggi vi faccio sentire il reverb in una delle sue modalità classiche, che è la hall, che tutti i riverberi hanno, e anche una di quelle che uso di più, insomma, in genere. Qui ce ne sono due, una è quella blu e una è quella verde. Quella blu si distingue da quella verde perché ha la possibilità di avere la modulazione. Quella blu in questo caso viene chiamata concert hall, e quella verde viene chiamata modern hall. In quella verde non c'è la modulazione, e c'è invece la possibilità di controllare il pre-delay time. Oggi niente, vi faccio sentire quella blu, che è quella che preferisco, iniziando con dei settaggi non eccessivi per poi aumentare, diciamo, l'effetto. Allora, questo è il suono dry. Adesso iniziamo con un settaggio, diciamo, abbastanza moderato. Il mixer è 10, alti e bassi grosso modo a metà, il decay a poco più di metà, e per adesso modulazione e l'altro potenziometro delle riflessioni li lasciamo a 0, ma questo è un settaggio abbastanza classico. Alzare un po' il decay in modo che sia più lungo, alziamo un filino il mix, iniziamo a mettere un pelo di modulazione, che mi piace molto, e questo è... Iniziamo ad andare verso ore 2 più o meno, alziamo il mix a ore 12, alziamo anche un filino gli alti e vediamo cosa succede. Il mix lo mettiamo a ore 2, qui se non sbaglio dovrebbe esserci il 50-50, insomma, quindi 50% wet e 50% dry. Il decay lo mettiamo al massimo e questo è quanto. Thank you.
l'azione nuovamente a metà e vi faccio sentire cosa fa il Thing 2, che appunto controlla il livello delle prime riflessioni. Qua è a zero, se inizio a alzarlo della sezione EQ, quindi se metto bassi al massimo e alti al minimo ha questo effetto qua. Adesso faccio l'opposto, metto bassi al minimo, alti al massimo e cambia totalmente. Al massimo il segnale originale scompare e settaggio che piace a me, diciamo con mixatore 10, il decay più o meno a tre quarti, bassi un po' più della metà, gli alti a metà, la modulazione a metà e le riflessioni a zero. Questo è come suona.